Ma la zucca a dieta, come la consideriamo? Un'importante fonte di carboidrati della verdura? Io sono Giuseppe Scopelliti, un biologo nutrizionista, e oggi risponderò a questo dubbio che attanaglia un sacco di persone. Infatti, tantissima gente nel periodo della zucca, e siamo in pieno periodo della zucca, ha questo dubbio, cioè la zucca, dato che ha una consistenza un po' particolare che richiama le patate. Va considerata appunto come se fossero patate, quindi un'importante fonte di carboidrati, oppure, dato che è un ortaggio, considerarla verdura come tutti gli ortaggi? Per rispondere a questa domanda dobbiamo capire come è fatta la zucca e quali sono i suoi valori nutrizionali. Fondamentalmente apporta per ogni 100 grammi di parte edibile ben 3,5 grammi di carboidrati, esattamente come i pomodori, che apportano la stessa quantità di carboidrati. Quindi la zucca è un ortaggio e, come praticamente tutti gli ortaggi, va considerata nel gran calderone delle verdure e quindi va mangiata tranquillamente e serenamente come qualsiasi altra verdura, nella porzione di qualsiasi altra verdura che mediamente è 200 grammi. Quindi io la zucca la adoro, la mangio tantissimo in tanti modi diversi. Ho fatto 100.000 ricette che ti invito a recuperare sui miei canali e forse non lo sapevi, ma si può mangiare anche cruda. A te piace? Parliamone insieme, dimmi qual è la tua ricetta preferita e mi raccomando sempre carichi e motivati. Ti ricordo che è uscito il mio libro nel quale ti guiderò passo passo nella creazione di un piano alimentare adatto alle tue esigenze con tanti esempi pratici e oltre 100 ricette da poter utilizzare liberamente.